Buongiorno a tutti. Oggi capitolo secondo del testo del procuratore generale Bruno Tarquini. La natura giuridica della Banca d'Italia. Capitolo secondo. Si è già posto in rilievo che, nonostante l'esplicita formula adoperata dalla legge secondo cui la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico, tuttavia la sua organizzazione interna ricalca sostanzialmente quella che è propria di una società per azioni. Infatti, gli organi amministrativi e di controllo, come avviene nelle suddette società, sono nominati dall'Assemblea Generale dei partecipanti. In particolare, il Consiglio Superiore, che poi provvede a nominare tra i propri componenti il Comitato, il governatore, il direttore generale e i due vice direttori generali. L'approvazione della nomina delle cariche monocratiche, come pure la loro revoca, da parte del potere politico, come prevede l'articolo 19, sesto comma dello Statuto, lungi da costituire una significativa ingerenza politica limitativa dell'autonomia e dell'indipendenza della Banca d'Italia, e quindi in palese contraddizione con queste, se, che sono i pilastri su cui si regge l'istituto, appare piuttosto rivestire in concreto tutti i caratteri di un mero visto di legittimità. È vero che la legge fa riferimento all'istituto dell'approvazione, le nomine e le revoche devono essere approvate, e quindi ad una valutazione da parte dell'autorità governativa della nomina o della revoca, rivolta peraltro ad influire non sulla validità quanto sulla sua efficacia, ma è anche vero che sul piano meramente fattuale il controllo del governo si limita ad accertare soltanto se la nomina o la revoca sia aderente alla legge. Deve poi aggiungersi che, oltre alla organizzazione interna, contribuisce in modo decisivo a ritenere che la Banca d'Italia sia di fatto ricalcata su una società per azioni la posizione dei suoi partecipanti, perché costoro, come appunto gli azionisti di una società per azioni, hanno diritto non solo al rendiconto annuale della gestione sulla base del bilancio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea, ma anche, e ciò costituisce un elemento di giudizio decisamente risolutivo, alla partecipazione all'utile della gestione e dai frutti derivanti dall'investimento delle riserve. Queste innegabili analogie di struttura organizzativa della banca centrale e di posizione giuridica dei suoi partecipanti consentono senza dubbio di negare, malgrado l'esplicita dichiarazione della norma, la natura di ente pubblico della banca stessa, e di riconoscerle quella di società commerciale per azioni, sia pure sottoposta per determinati aspetti a principi particolari, per esempio con riferimento alla titolarità delle quote ed al loro regime di circolazione. Una cosa è certa, non può essere minimamente attribuita alla formula scelta dal legislatore una rilevanza decisiva, anche perché in altri punti dello stesso decreto del 1936 questa stessa scelta si è rivelata erronea nei confronti di banche di interesse nazionale, che furono qualificate banche di diritto pubblico, sebbene siano unanimemente considerate come società private, anche se soggette a principi particolari. La considerazione che i fini istituzionali dell'ente in esame sono stabiliti con legge e come tali sono obbligatori agli stessi partecipanti e non da loro modificabili per mezzo di una deliberazione assembleare, non può giustificare la tesi che quell'ente sia dunque di diritto pubblico. Il nostro ordinamento giuridico, infatti, riconosce ammissibile che una società privata sia concessionaria di un pubblico servizio, ossia investita di una pubblica funzione. È proprio in tale quadro che si muove la Banca d'Italia, la quale, oltre all'attività propriamente bancaria, pur con delle limitazioni, esercita il servizio di tesoreria per lo Stato, come concessionaria di pubblico servizio e di emissione della carta moneta, come investita di pubblica funzione.
In conclusione, la Banca Centrale deve essere riconosciuta come ente privato, atteggiato strutturalmente come una società per azioni, cui è stata affidata in esercizio esclusivo la funzione statale della emissione di carta moneta e concesso il pubblico servizio di tesoreria per lo Stato, oltre, come si è detto, all'attività propriamente bancaria. Questi fini di natura pubblica la Banca d'Italia assolve in piena autonomia e indipendenza, ritraendone gli utili e i frutti che divide tra i partecipanti come una società per azioni. E con questo capitolo sulla natura giuridica della Banca d'Italia, abbiamo ritenuto opportuno fare questo video per poter rispondere a tutti, diciamo così, i troll o i provocatori che su internet continuano a far finta che la Banca d'Italia sia la banca dell'Italia. Così non è. Grazie e alla prossima.